Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Chissà come festeggerà i suoi 80 anni Adriano Celentano, mentre la ricorrenza, 6 gennaio, giorno della Befana, non è certo passata inosservata, e giornali e televisioni ricordano la carriera del molleggiato nato nel 1938 a Milano, in via Gluck, lui si gode il silenzio e la quiete di Villa Campesone a Galbiate, dove ormai vive da 40 anni, anche se, come ricorda il sindaco Tino Negri, non ha mai preso la residenza in paese. Per i suoi 70 anni si era regalato il verde delle nostre montagne anche per l'aldilà, acquistando 2 tombe per lui e per l'inseparabile moglie Claudia Mori nel cimitero di Ravellino a Colle Brianza, facendo gli scongiuri di rito. Adesso, che ne ha 10 in più, sembra invece pensare solo al presente, con un'attività discografica che non conosce sosta. L'ultimo doppio CD, con il nuovo singolo Eva, in cui duetta con l'amica di una vita, la grande Mina, è in vetta alle classifiche. Quasi scontato per un artista che nella sua carriera non ha mai conosciuto un solo momento buio. Le sue canzoni hanno fatto la storia della musica italiana, da 24.000 baci ad Azzurro. E poi il clan Celentano, i successi televisivi, i 40 film, tra cui Segni particolari, bellissimo, girato tra Lecco e la Brianza, con la famosa scena iniziale alla piscina della Canottieri. Adesso esageriamo, eh. Con la moglie Claudia Mori sono la coppia più bella del mondo. Lei ogni tanto si vede in giro a Lecco, le borse della spesa, la crocchia di capelli neri, nessun atteggiamento da VIP. Donna intelligente e forte, ha saputo gestire e accrescere la fama del marito. Lui è una presenza costante, almeno idealmente, perché se in passato era quasi facile incontrarlo, ora non lo è più. Da tempo non lo vediamo alla messa delle 18 della domenica, spiega il sindaco di Galbiate, Tino Negri. Partecipava spesso, si sedeva in fondo e ascoltava raccolto la funzione. Sempre gentile e disponibile, prosegue il primo cittadino. Gli auguri per il suo compleanno? Certo, con tutto il cuore, ma come amministrazione non faremo nulla, anche se ci aspettiamo che qualche fan si presenti alla villa. Da noi veniva per ascoltare il coro della parrocchia di San Francesco, racconta una segretaria della chiesa dei Cappuccini di Viale Turati a Lecco. Si metteva proprio accanto ai cantori e rimaneva assorto. Poi è scomparso. Peccato. Le ultime parole risalgono al marzo di quest'anno, quando lanciò l'allarme per alcuni sconosciuti che si erano intrufolati nella sua villa. Ma Adriano Celentano è così. Predicatore, istrionico, geniale. E siamo certi che dal suo rifugio fortezza di Galbiate non si perda nemmeno una virgola di quello che accade intorno a lui. E allora non ci resta che fargli gli auguri per i suoi primi 80 anni, certi che gli saranno graditi. Auguri Adriano, con tutto il cuore, da tutti noi di Teleunica.